Buongiorno, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo un weekend un pelo lungo di 3 giorni, non avevamo voglia di fare chissà che chilometri, siamo ancora un po' provati dalla Norvegia. E siamo venuti in Friuli, modalità super relax. La prima tappa, e tra l'altro c'è un parcheggio, è a pagamento fino a metà settembre, ma 5 euro tutto il giorno, molto tranquillo. La prima tappa è il Torrente Palar, che non c'è acqua. che non c'è acqua, zero. E più avanti dovrebbero esserci delle pozze con dell'acqua. Wow. Vediamo se ci sono. Andiamo a vedere se ci sono. Abbiamo un po' di dubbi, infatti non siamo convintissimi. Ok, dopo neanche 10 minuti di camminata l'acqua c'è e è meglio di una piscina. Wow. Siamo arrivati nel punto più iconico del Torrente Palar, che si sale da lì e si va a fare un tuffo di oltre 10 metri, cosa che non farò. Io sono abbastanza fifone a fare i tuffi, mi piace, ma prima ho bisogno di vedere altre persone che lo fanno e che sopravvivono, quindi siamo solo noi. Non faremo questo tuffo, a parte che è ancora in ombra e freddo. Torneremo alle piscine belle che abbiamo visto prima. Abbiamo lasciato il torrente Palar, che è veramente una piscina. Sì, Una è una giornata piscina. calda come oggi, bello, tanto bello. E la prossima tappa è il lago di Cavasto, dove useremo il SUP che abbiamo dietro questa volta, essendo navigabile e balneabile. Ma prima abbiamo fame, non abbiamo niente, siamo andati in un market, ma era talmente piccolo di quelli dove non c'è Assolutamente niente. niente, e quindi ci troviamo un posto dove mangiare. Il lago siamo riusciti a supparlo tutto. Noi abbiamo parcheggiato la parte brutta che è sotto l'autostrada, però il posto è fantastico, non c'è nessun divieto, anzi ci sono anche altri furgoni. E rimarremo lì perché sei proprio attaccato al lago, il posto merita. Siamo fatti un po' di spesa Quindi mangeremo qui. e passiamo la serata qua. Domani abbandoniamo il lago e andiamo un po' sui monti. Buongiorno, Buongiorno. ieri non ci siamo spostati, abbiamo dormito proprio qui in riva al lago di Cavasto, tranquillissimi, siamo andati da Dio, anzi è pieno di camper e abbiamo fatto una scommessa quanto durerà sto posto a non avere un bel divieto ai camper o essere a pagamento. E la prima tappa di oggi è direttamente il lago di Mon, che è un lago di alta montagna, ci vuole un'oretta ad andarci, la pompa della doccia ci ha già mollato, non va più, Non l'abbiamo usata. quindi ieri ci siamo lavati con le bottiglie d'acqua. E a sto punto ci serve una fontana per ricaricare d'acqua, l'altro serbatoio più piccolo perché non riusciamo a usare quello della doccia. Ce n'è sempre una.
Eccoci al lago di Mon. Se volete farvi 20 km di tornanti e gli ultimi 6-7 di sterrato anche bruttino. Cioè, noi per fortuna abbiamo la prima corta e secondo me siamo al limite con la larghezza. Anzi, se incontri qualcuno qui è un problema grosso. Insomma, la strada non è chissà che è, infatti vengono tutti su a piedi, però non ci sono divieti. E in realtà non ci sono neanche dei divieti di campeggio, niente, quindi anche dormire quassù non sarebbe affatto male, magari un'altra volta, prima o poi. E la strada prosegue, quindi a sto punto proviamo anche ad andare un po' più su, dai. Abbiamo proseguito e si arriva quasi in cima al Monte Paluaro, che adesso non prende il telefono, quindi dopo magari vi scrivo quanto è alto, perché si va veramente in quota tantissimo. Sembra assurdo che non ci siano divieti, siamo noi e un'altra macchina. E io sto salendo un pochino a piedi per vedere la vista dall'altra parte. La Chiara è diventata una roba tragica, non ha voglia di far fatica, quindi datevi un po' addosso nei commenti che bisogna che faccia un po' più fatica. Comunque una camminatina abbastanza corta, direi. Sono riuscito ad avere un'attacca di internet e ho letto che il Monte Paluaro è alto 2043 metri, il furgone è poco più giù, quindi sì, siamo andati abbastanza in quota. Siamo scesi in vallata, ma per poco, perché torniamo su e andiamo alla Malga Promisi. Malga Promisi, perché ieri mentre pranzavamo nell'altra Malga dove abbiamo mangiato, sì, abbiamo conosciuto Pierino, un signore che è il proprietario di questa Malga. E sembra anche bella la strada, quindi andiamo a trovarlo e a mangiare lì. Eccoci qua, la Chiara saluta da lontano. Ieri Pierino ci ha dato una bella fregata, perché in Malga, allora premettiamo che è bellissima la Malga, ci ha messo a tavola con dei ragazzi che lavorano per suo figlio, cioè ci siamo trovati da Dio, ci siamo divertiti. Il problema è che magari voi ci vedete spesso, no? Che facciamo il brindisi con la birra e la Chiara, però a casa noi non beviamo proprio zero, cioè non, nel frigo non abbiamo niente. Quando siamo fuori ogni tanto ci beviamo una birra, ma sicuramente non siamo dei bevitori. E quassù sono dei bevitori. Ed è difficile dire di no, solo che ci hanno... Cioè, da pranzo è diventata una cena e siamo andati a letto alle 11. Abbiamo dormito quindi nel parcheggio della Malga. E siamo un po' provati, ci hanno abbastanza distrutto i ragazzi. Sì, ci hanno distrutto, senza abbastanza. Comunque siamo in Austria, abbiamo svalicato e stiamo andando a vedere un lago che adesso non mi ricordo, ve lo dico fra un attimo. E siamo passati all'Austria semplicemente perché ci voleva un pelo meno. Dove eravamo prima era il lago Pramollo, sull'omonimo passo, e adesso, se riusciamo, perché la strada è dall'altra parte, però abbiamo trovato questo ponte che si va a piedi, andiamo a vedere la cascata di Cadramazzo, sperando anche che ci sia acqua, non dovrebbe essere lontana.
giorni abbiamo visto praticamente pochissima roba, normalmente potevamo vedere in un giorno, però ce la siamo presa comoda, ogni tanto ci sta, ci siamo rilassati, ci siamo andati bene. E... l'incontro con i locali è stato intenso, però ci siamo divertiti, dai. Sì, è stato, abbiamo conosciuto tante persone belle. Esatto. Quindi, alla prossima.